Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Medieval Dynasty, cioè la dinastia medievale. Come al solito io sono Maurizio Vidal, benvenuto in questo nuovissimo video e vi ricordo di supportare questa serie, questo canale che vi ricordo non prende neanche un euro. Fa tutto questo per passione, come lasciando il mi piace che trovate in questo video. Lasciate un bel mi piace, un like, mi raccomando, importantissimo. Poi durante il video, come sempre, avrò delle domande, farò delle cavolate, farò anche delle cose giuste, e quindi mi raccomando, commentate dicendo la vostra, se avete consigli, come già state facendo, perché io leggo tutti i commenti e poi rispondo anche, magari ci vuole un po' più di tempo a rispondere, ma li leggo subito e quindi li metto subito in pratica nella puntata dopo. Mi raccomando amici, quindi commentate. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, è importante per non perdervi neanche un video, e attivare la campanella. Poi c'è la pagina Instagram, la pagina Facebook, il gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compreso la playlist di questa fantastica serie. Detto questo, fatto tutto questo preambolo, andiamo in game. Ed eccoci in game, sto tornando verso casa e siamo là dove l'avevo lasciato la scorsa puntata. Ho aspettato giusto i vostri commenti per vederli, per leggerli, e in effetti ci sono state tante cose. Tra l'altro c'è stato un ulteriore aggiornamento a questo gioco che ha iniziato proprio da questo aggiornamento a aggiungere cosucce varie per la mappa. Sono state aggiunte parecchie cose per la mappa, modificate alcune cose, ottimizzato le prestazioni, corretti dei bug fix e poi, vabbè, introdotte cose nuove per quanto riguarda Razor, Chroma Key e altre cose, ma per ora non ci interessa quelle cose lì. Quello che ci interessa è che è stato aggiornato il gioco, continuando a migliorare, quindi importantissimo, mantenendo ovviamente la mappa, cosa molto importante, altrimenti perdiamo anche questo salvataggio. Invece no, per fortuna, da questo salvataggio in poi non dovremmo più perderlo, quindi possiamo andare avanti a giocare tranquillamente nel nostro salvataggio, nella nostra mappa e soprattutto nel nostro villaggio, visto che sta crescendo un po' alla volta. Ecco qua il nostro amico, guardatelo, lui è il nuovo fannullone del paese, Helmut, che è dotato tra l'altro di una casa molto più bella della nostra. Allora, andiamo nel diario. Dunque, abbiamo la fattoria, piazza almeno 15 slot di campo. Adesso andiamo a vedere i semi e capiamo se io aspetterei la primavera a farla, questa missione qua. Comunque ci dà 250 reputazioni di dinastia, che non è male, e la massima fase di sviluppo la fattoria, limite edifici 20, che è un'altra cosa in più. Poi abbiamo la storia di Halloween, aspetta la prossima estate, non riuscivo neanche a parlare. Poi abbiamo invece Parla con Sambor, perché è stata la storia più triste che abbia mai sentito. C'era una storia d'amore, un trio amoroso, diciamo, nella scorsa puntata, andate a vederla se non l'avete vista, è importantissimo. Hanno tutti patito così tanto dolore, ho sognato di essere uno del branco prima, ora non ne sono così sicuro. Ha visto tutti i casini il nostro protagonista. Sarei in grado di gestire tutto questo? Vorrei, soprattutto. Sono un po' deluso da mio zio. Non è così puro e perfetto come pensavo che fosse. Ma tutti commettiamo errori, giusto? E la grandezza ha un prezzo. Devo incontrare questa Kestrel, perché è una donna. Non sarò in grado di pensare lucidamente senza di lei. Vediamo se Sambor sa dove si trova. E questa è una delle missioni che vorrei fare. Tra l'altro abbiamo una missione buona, forse adenica, e una lesnica. Non sarebbe male farla, come anche questa. Allora, vediamo un attimo. Prima di tutto andiamo nel magazzino, ci scarichiamo un po' di cose. Perché voglio fare la missione quella della fattoria in primavera? Perché d'inverno non si capisce una mazza di dove sono i campi. Questa sostanzialmente è questo. Anche per le semenze, ma soprattutto per i campi. Allora, lasciamo giù un po' di cose, ad esempio io direi di lasciare giù l'argilla che abbiamo raccolto, la ciotola di legno, il concime, via, il fertilizzante, via, la paglia, via, la pelle, via, gli 85 bastoni, via, la pietra, via, la piuma, via. Ok, così abbiamo e ci siamo già svuotati un bel po'. Ora, da questa parte qua, a livello di gestione, Helmut sta cacciando molto bene e vedete che c'è un piccolino sulla caccia.
buona cosa. Mi avete anche detto, e Yamon, costruisci tipo il pozzo, costruisci le altre cose. Ora, il pozzo forse dobbiamo sbloccarlo. Non so se sia qua da qualche parte, ma lo capiremo. Anzi, eccolo qua, guardate, pozzo, eccolo qua, infatti. Qua il pozzo, devo ancora sbloccarlo. Il pozzo dà l'acqua che abbiamo visto che hanno introdotto da dare agli abitanti in una maniera più veloce. Adesso attualmente cosa sto facendo? Sto dando il cibo e l'acqua tramite la otre, cioè la borraccia, direttamente in casa del nostro nuovo fannullone Helmut. Infatti se andiamo qua a vedere vedete che c'ha otre d'acqua 2 di 4. Carne essiccata ne ha ancora, diamogliene qualcuna in più che male non fa. Carne arrostita gliene diamo qualcuna in più che male non fa. E va bene così, per ora lui va bene così, poi è chiaro che bisognerà rifocillarlo col pozzo come mi avete scritto e altre cosucce, assolutissimamente. Ora, cucino direi la carne, non male, e poi partiamo a parlare con Sambor. Allora, intanto ho fatto una deviazione perché qua abbiamo la nostra nuova spingarda, cioè eroina, che vi è piaciuto anche a voi. Abbiamo affetto al 68%, quindi come va bellezza? Allora, adesso vediamo di dirgli le frasi giuste. Allora, uno scrivano che ho incontrato durante i miei viaggi mi ha detto come preparano l'inchiostro, me lo chiedo da sempre, a quanto pare stanno usando le... No. Potrebbe avere... Ho sentito in me... Immergere i vestiti nelle urine li rende più facili da lavare. Ma no. Il più semplice possibile, così non avere precauzione, essere assillata ai pensieri, vivere l'eterna nel sonno dei miei menti, ma questo potrebbe andare bene. Infatti, l'ignoranza è una benedizione, si dice, ok, sta iniziando a diventare difficile tenere le mani a posto quando ci sei te, questo 80%, la pazienza è la virtù dei forti, ogni conversazione sento sempre più connesso a te, 84, buona, se la persona a cui questa funziona, 90, ok, hai bisogno di un po' di tempo, qua bisogna trovargli un regalo. Però questa praticamente... See you soon. Allora, hanno aggiunto anche delle voci, tra l'altro, al personaggio, Quindi... Mi pare una quattordicina, una cosa del genere. Sì. Allora, ti vendo tutta sta roba qua. Tu non hai niente che mi serve per ora. Va bene. Però io ho ancora per te altri 3 bei coltelli che continuo a fare, a vendere, che aumentiamo il livello di XP. E poi andiamo da Sambor. Oh, eccoci qua da Sambor, finalmente. Oh, eccolo qua, Sambor. Allora, vai Sambor. Ti ho detto di non infastidire. Sambor, devo sapere dove posso trovare Kestrel. Ah, capisco. E lo vuoi sapere subito? Sì. Forse perché la situazione urgente non può aspettare? Sì. Splendido, sembra che io sia in possesso delle motivazioni necessarie, una faccenda da farti sbrigare, te pareva. Oh, andiamo, vuoi davvero sfruttarmi così? Precisamente, se davvero un basato Sambor... Cosa hai bisogno di fare? Ho bisogno che tu recuperi degli oggetti per me. Che sono? Barbabietole, cipolle, cavoli e carote. Ah, ortolano, stai scherzando? Vuoi che vada a fare provviste? Ora che la storia sta diventando così interessante? Sarò franco con te. Ragazzo, non mi interessa. Prendi il mio cibo e avrai le tue preziose informazioni. Questa è solo una pessima capacità nel raccontare le storie. Non puoi farci nulla. Forse... Dovrebbe sembrare divertente, o furbo, cinico, o quel che vuoi? Non c'è altro modo? Non ho altra scelta? Immagino che il modo in cui tu ottenga le verdure sia tutta la scelta di cui disponi. Semplicemente pigro. Smetti di abbaiare e riporta, cagnolina. Odio tutto questo. Quindi bisogna comprare barbabietole, cipolle, cavolo e carote. Andiamo a vedere nel diario. Eccolo qua. Mamma mia. Quel figlio di... Vabbè, mi usa per essere il suo fattorino quando non ho tempo da perdere. Proprio quando pensavo che potesse smettere di trattarmi come un intruso, mi ha mandato a fare una ricerca, una missione di raccolta. Cos'è questa merda? Comunque non importa, gli porterò le sue maledette verdure. Ok, allora, per andare a prendere le verdure andiamo verso Borovo. Mi pare la scelta migliore, intanto io continuo a craftarmi le cose. E se troviamo lì il venditore, buona, se no andiamo davanti, lupo. Un lupo, attenzione un lupo, se no andiamo davanti qua a Gostovia, se no giriamo un po', sostanzialmente faremo così. E intanto produco coltelli che poi vendiamo, eccetera eccetera, quindi andiamo a vedere se troviamo le sue belle verdurine. Nuovo livello creazione, proprio perché sto facendo i coltelli, wow, andiamo a vedere subito qua. Eccolo qua. Allora, abbiamo 5% in meno? No.
Maggior velocità, no, cuoco, cuoco sarebbe ideale però, no. Maggior velocità uso officina, potrebbe non essere male, questo potrebbe non essere male, tutto fare, siamo già a manetta, conoscenza 5% maggiore esperienza. Allora, io farei artigiano, no, costruttore, perdita della durevolezza 5% in meno dei martelli, perché sennò dobbiamo continuare a rifare sempre martelli, martelli, martelli. Nuovo livello sopravvivenza in diretta proprio, ci mancava da tirare su un sassolino praticamente. Intanto sono diventato un venditore praticamente di coltelli come ero nella scorsa serie. Ma comunque andiamo a vedere qua e qua. Allora, insensibile, tolleranza di 2 gradi in più. Via. Subito questo, subito. Vediamo se togliendo la torcia funziona, sti 2 gradi in più o ghiaccio subito. Che in realtà con i vestiti che abbiamo e 2 gradi in più, secondo me sì, sembrerebbe che resiste. Fantastico, fantastico. Vai, via di missione. Oh, trovata, trovata, ecco qua. Allora, Goodbye. è la signora qua, ovviamente siamo a Gostovia. Dovrebbe essere quella della taverna, anche se non sta lavorando adesso. Comunque, barbabietolo a cipolla. How is life treating you? Best Allora, goods in the barba. valley. Intanto ho fatto un po' di soldi vendendo i coltelli. Comunque, cipolla, 20 ne vuole. Ne abbiamo solo 7, benissimo. Barbabietola, c'è. Il cavolo pure c'era, mi sembra. Spero. Barbabietola. Che cavolo, però non c'ha tutto questa qua, c'ha proprio quattro cose in croce. Cioè, dobbiamo girare. Barbabietola c'è. Ok, cosa manca? Goodbye. Dunque, manca la Hello there. carota. My wares Sti never cavoli, disappoint. la carota c'è. Basta, lei ha finito. Non c'è più niente che ci può dare. C'è un sacco di cose, tipo il vino, quelle altre cose. Non so se il vino si può regolare, Have a good regalare. day. Intanto ho fatto anche il romantico con le tizie qua. A Borovo che non sono male, così dopo vediamo. Non sono a livelli di quell'altra che era al 90, ma comunque al 33% circa. Ora, torniamo al nostro villaggio a questo punto. Abbiamo qualcosina, barbabietola 9 su 20, cipolla 7 su 20, cavolo 7 su 20 e carota 5 su 20. Possiamo anche farle dal nostro campo, ma ci vuole troppo tempo, quindi direi di andarle magari a comprare. Tipo Adenica, Lesnica. Adesso vediamo di capire le prossime missioni dove ce le fa fare. E attenzione, paga le tasse, nuova missione. Questo perché siamo in primavera e piove. Quindi andiamo a vedere. Abbiamo delle abilità, tra l'altro, qua, nella sopravvivenza. Oh, vediamo un po'. Istinto di sopravvivenza. Ok, forte come una cuore. Sopravvissuto ce l'abbiamo. Sobrio. Queste cose, atleta potremmo utilizzarlo, anche solido come una roccia. Però questo qua che ci dà più esperienza adesso è la cosa migliore, secondo me. Ok, ora adesso piove. Io non so se dobbiamo tenerci così, però ad esempio io almeno gli stivali me li metterei, posto di avere quelle cose là. Che non è male. Qua abbiamo tutte queste cosine qua che sono al 50%, quindi bisogna assolutissimamente trovare roba. Ecco, le missioni le ha spostate tutte qua. Erano tutte qua, le ha spostate tutte di là. Ma comunque, attenzione, tasse. Ogni primavera devi pagare le tasse al re. Le monete le raccoglie il castellano in Gostovia. Creare nuovi edifici aumenta le tasse dovute. Mancare i pagamenti aumenta il tuo debito e potrebbe risultare il tuo allontanamento alla valle, cioè il game over. Non è un problema, amico, nel senso che le paghiamo, abbiamo tanti soldi e le paghiamo. Però ora proviamo ad andare a fare un giro in quei villaggi lì a vedere se. Ma in realtà no, in teoria potremmo andare anche a Gostove, dovrebbe aver ricaricato, presumo, le cose che vende. Cioè, magari non le troviamo tutte, ma un bel po' sì. Attenzione, c'è qua Edwin che vende un po' di cose. Have a good Allora, day. ci sei. Sta calmo. Stai calmo, Edwin. Perché qua abbiamo la missione qua. Dunque, vediamo subito. Carote How is 15. Mi life treat only devi the dare best 15 crops here? carote. Le ha. Alla grande, 15 carote. Fatte. Poi.
Perfetto, Barbabietole 11, dove scappi? Stai fermo, Barbabietole 11, sta zitto, Barbabietole 11, vai. Poi, Cipolle 13, taci, taci, Cipolle 13, via, oh là, Cipolle 13, wow. E ultimo, 13 di cavoli, 13 di cavolo, se ce l'hai, ce l'hai, grandissimo. Ok, e la missione qua l'abbiamo e possiamo tornare da lui. Ora, ci serve altro? In realtà sì, ci potrebbe servire il fertilizzante, magari qualche alberello qua non sarebbe male. Abbiamo un po' di soldini, è vero che li possiamo trovare in giro, però se li abbiamo già qua, perché no? Allora, un bel ciliegino io lo comprerei. Germoglio di luppolo. Ottenuto può essere piantato nei frutteti durante l'anno fra crescere piante di luppolo. Facciamo la birra o qualcosa del genere. Però, iniziamo dal melo. Ok, il susino ce l'abbiamo. E il pero. Ok, abbiamo tutto praticamente. Vi vendo anche i coltelli. Ok, alla grande. Guarda, già che ci sono, perché sei te ti faccio altri 4 coltelli e te li vendo. Così recuperiamo i soldi. Paghiamo anche già le tasse, se non sono troppo alte. E poi torniamo da Sambor. Abbiamo la missione qua. Ok. Poi torniamo al villaggio. Dobbiamo fare altre cose. Allora, la storia di Unighost, missione aggiornata. Cosa è successo? È successo, forse non era per Unighost, non lo so. Coltelli, ciao. Un altro bel po' di soldini. Sì, sì, va bene. Ciao. Allora, vediamo un po'. Qua. Spedire a Sambor. Ok. Va bene. Aspetta la prossima estate. Va bene. E questa è la fattoria. Ok. Paghiamo le tasse. Devo pagare le tasse. Vabbè, poco. 53 di moneta. Pochissimo, dai. Paghiamo le tasse. Dove sei? Sarai qua, Unighost? Che cavolo sei? Dov'è Unighost? No. Sparito Unighost. Unighost. Perché lo sei Unighost? Dove sei finito? Ma dov'è? Ma come lo fa vedere Unighost? No. Sì, in fondo di qua dovrebbe essere. È quello a 60 metri. Che personaggio c'ha sempre sta stamina da far schifo, veramente. Una cosa indecente, veramente. Uno scattino. Toh. Sì, sì, questo dovrebbe... Splendido. Ciao, via. Oh là, fantastico. Tasse pagate. E andiamo qua a questo punto. Andiamo qua. Oh, eccolo qua. Dove stai andando? Fermati, Sambor. Ecco il tuo stupido cibo. Vediamo se c'è tutto. Non mettermi alla prova, Sambor. Dove si trova? Ehi, non ti permettere di parlare. Dove? Ornica. Ah, è ad Ornica lei. Cioè, sostanzialmente ad Ornica è qua. Eccola qua. Lei è qua e va cercata qua. Vediamo cosa ci dice, giusto per... Dunque, vai a Ornica e trova Kestrel. Kestrel. Sì, ciao. Va bene, però lo faremo nella prossima puntata, questa cosa qua. In questa puntata voglio andare avanti adesso con la parte di sopravvivenza. Sopravvivenza, costruzione del villaggio, eccetera. Per cui torniamo al nostro villaggio. Attenzione, attenzione, guardate! Abbiamo trovato i fottuti banditi! Che tra l'altro mi hanno fatto un male boia. Scappiamo di qua, scappiamo di qua. Eccoli là, guardateli. Nuotano anche loro! Maledetti banditi, guardateli. Guardali, guarda. Cacevo, già ho poca energia. In più sono arrivati i fottuti banditi. E mi seguono... No, ecco, stanno tornando indietro. Ok, c'erano lì banditi. Mi sta venendo una bella idea. Se erano lì... Forse quello è il loro fumo. Si vede, si intravede leggermente il fumo. Allora, tra l'altro sono vicinissimi al nostro villaggio. Mi serve sicuramente qua la piantaggine maggiore. E recuperando la piantaggine maggiore recuperiamo anche energia. Poca in realtà. Però mangiandone tanta, tanta. Il problema è trovare tanta piantaggine maggiore. Qua non è che ce ne sia tantissima. E sotto la pioggia, quei banditi dietro, che per fortuna sono dall'altra sponda, li lasciamo lì perché non ho trovato tante piantaggini maggiori, ho recuperato qualcosa di energia, ma non tanto. Proseguiamo. Abbiamo visto i banditi, erano due, dall'altra parte, teniamocelo a mente, non si sa mai. Andiamo da questa parte, nei depositi, la primissima cosa che dobbiamo fare adesso è la dispensa.
e la dispensa la metterei proprio a fianco al magazzino, proprio a fianco, leggermente dietro, così, eccola qua la bella dispensa. Allora, vediamo un attimo se abbiamo almeno azzeccato in parte la strada, direi di sì, perché noi facciamo così più o meno, eccola qua, una bella stradina, poi comunque la facciamo anche per così, ok, perfetto, alla grande, là. Allora, questa qua non possiamo modificarla, per cui andiamo a costruire qua la dispensa, che ci serve subito, perché il tizio là prende da mangiare da qua almeno, e soprattutto anche deposita da mangiare, perché è importante anche quello che deve depositare, che adesso non so dove lo sta mettendo, cosa molto... dove lo sta tenendo? Lo sta tenendo nel suo inventario? Perché qualcosa sta tirando su, non lo so, sinceramente non lo so, però comunque ci fa comodissimo questa, quindi via di costruzione della dispensa. Attenzione, la casa semplice sbloccata, intanto che sto costruendo qua la dispensa, forse finita in questo acquazzone, vediamo un po' se riusciamo, non ancora sicuramente. Un tronco, ok, qua saranno altri tronchi, cioè sto disboscando praticamente tutto. Ma va bene, altra cosa da fare, una volta che finiamo qua, che sta già diventando notte tra l'altro, è già passato il giorno, gira di qua, gira di là, costruisci di qui, scappa dai banditi. Insomma, voglio piantare gli alberi e voglio fare la missione del campo in questa puntata. Cioè voglio fare tutte ste robe in maniera tale che nella prossima puntata partiamo già con altro, perché è importante anche questa cosa qua. Ora via, via il ceppo, no, via il ceppo ho detto, ok, ceppo di betulla via, vediamo questo qua, ok, alla grande, vai, butta qua, butta qua, butta qua e butta qua, e mancano due tronchi, e che cavolo, che cavolo, insomma, Amon qua, mancano sempre i tronchi, manca tutto, io vorrei capire dove sta mettendo la carne il tizio là. E secondo voi dove la sta mettendo? Se la sta tenendo nell'inventario? Perché in effetti qualcosa dovrebbe avere, l'abbiamo visto l'altra volta. Cioè, l'altra volta l'abbiamo visto, Helmut, qua, caccia, capanno da caccia, guardate. C'è della roba, vedete? C'è della roba. Ah, la sta mettendo nel capanno da caccia, giustamente. Ecco dove lo sta... Che cavolo è successo? Ecco dove lo sta mettendo, giustamente, ha senso. Assolutissimamente senso questa cosa qua. Via questo. Via, mamma mia, il villaggio sta uscendo benissimo, è molto meglio dell'altro, ve lo dico. È veramente un bijou. Vai, colpettino. Colpettino ancora. Ok, la dispensa l'abbiamo fatta. Eccola qua la dispensa. Oh, vediamo un po'. Bello. Bello, l'hanno fatta veramente bene, guardate, con il pezzo anche sopra. Le cose appese, le carote, le altre cose, insomma, un bel po' di cose. Oh, e qua abbiamo la nostra dispensa, fantastico. Ora andiamo un attimo nel capanno da caccia, perché nel capanno da caccia a questo punto ci dovrebbe essere la carne. Carne che però io voglio che lui riponga nella dispensa, non qua. Forse la sta mettendo qua perché non aveva altri posti. Comunque ne ha veramente un fottio. Cioè, un fottio che sono pieno e non riesco a muovermi. È talmente tanta ne ha. Faccio qualche coltello? Due coltelli non basteranno per alleggerirci, perché se costruiamo, craftiamo così, dovremmo alleggerirci, ma due coltelli non basteranno sicuramente. Però andiamo a depositare un po' di cose che abbiamo, qualcosa, abbiamo qualcosa migliorato. Andiamo a depositare qualcosa nell'inventario, tanto è qua il nostro bel magazzino. L'altro edificio sarà leggermente più spostato ancora, tipo a curva, no? Questa è l'idea. Poi vediamo un po', bastone 82, gliene scarichiamo tutti, tanto non ci interessa, la paglia via, la piuma via, la pelliccia via, il tronco via, cioè basta, ci siamo già alla grande, alleggeriti. Ora a questo punto qua, esattamente qua, qua avevamo sostanzialmente, se andiamo a vedere qua nella gestione e qua il frutteto, altri due posti e poi anche a fianco. Vero. Ora abbiamo... Ma dove cavolo è la borsa semplice? Ah, è nel 5. Schiaccia tutti i tasti, sta nel 5.
Ora, frutteto. Il pero. E dove ce lo fa mettere? Qua c'è scritto frutteto susino. Non capisco. Frutteto susino. Ma il susino occupa tutto sto spazio. E non si può mettere... Cioè, non è quello che ci sta facendo vedere... Non so se sia un bug, perché vedete, frutteto susino, ci fa vedere sempre... Ah, perché questo serve la zappa, in realtà arriva qua... Amon, allora, stiamo attenti, andiamo a recuperare la zappa. Di notte si lavora, ma va bene. Andiamo a recuperare la zappa. Dov'è la zappa? Dammi la zappa, zappa di legno, vai. Zappa di legno, ce la mettiamo al 6, andiamo a dormire, facciamo così, così arriva... Un nuovo giorno e lavoriamo di giorno. Oh, è giorno ed è anche una bella giornata e finalmente si vede bene. Allora, ok, allora la zappa. La zappa ce la siamo messa nel 6. Ok, non estirpata. Noi estirpiamo, estirpiamo tutto noi. Ok, non estirpato. Qua abbiamo ancora non estirpato e quindi anche qua non estirpato. Ok, adesso è... Anche qua è frutteto. Ah, arriva fino a lì. Non si vedono tanto bene quelli, i segnalini. Però, tant'è che l'abbiamo fatto. Ora, riprendiamo la borsa. Andiamo assolutissimamente nella borsa. No, equipaggio la borsa. Bravo, il frutteto. E a questo punto mettiamo un bel ciliegio. Dove lo mettiamo? In fondo. Qua. Vai. Oh, la piantina di ciliegio. Poi ci mettiamo il pero. Questa sarà la zona mista, il pero, ho detto. Ok, bravo. E poi, no, non campo, ma frutteto. Abbiamo qualcos'altro? Sì, il melo ce lo mettiamo qua. Vai. Ho detto che devi metterlo. Oh, eccolo qua, fantastico. Ok, vedete che queste, le susine qua, il susino, è già a buon punto. Andiamo a vedere un attimo la gestione. Qua, anzi qui, e scopriamo che, eccolo qua, qua c'è un buco anche, dobbiamo recuperare altre piantine, avere un altro melo, un paio di peri, dopo vediamo, anche se questo qua non è proprio seminato bene, ma sta bene un frutteto un po' così. Tecnologia, ok, siamo arrivati alla casa semplice, abbiamo sbloccato un po' di cose qua che bisogna fare, un bel centro della cittadina ormai, abbiamo solo un abitante, ma tant'è che... Conviene lo stesso farlo. E qua vorrei fare i campi. Assolutissimamente qua vorrei fare i campi. Allora, andiamo a vedere campi che io farei a questo punto così, no, non le stalle. Poi ci sono anche le stalle, cioè, non è di roba, cioè, della serie. E Yamon fa il villaggio compresso, sì, ma c'è un fottio di roba. C'è, ma veramente un fottio di roba. Allora, io lascio qua un po' di spazio. Qua invece vado su così, direi. Perché fondamentalmente, vedete, qua vorrei chiudere un po' il villaggio a curva e riproporlo lì dove c'è il capanno da caccia, dalla parte lì dove ci sono gli alberi. E qua, lì, tutte le varie casette. Quindi facciamo una cosa, giusto per... Dimmi vedere, qua... Possiamo stare all'altezza dell'altro? L'altezza dell'altro poi è qua, direi di sì. E possiamo stare da qua, così, 2, 3. Campo da 2, da così è 1, 2. Andiamo giù, 2, 3, 4. Ok, qua c'è già la roba, porcaccia Eva, qua c'è già il maledetto, maledetto, quella pietra. Ok, allora facciamo un 2x6, direi. Che non è male, un 2x6. Facciamone già un altro, se riusciamo. Un altro bel 2x6 campo, da qua. 1, 2, e scendiamo. 2, 3, 4, 5 e 6. Un altro bel 2x6, fantastico. Ne facciamo già subito un altro 2x6. Alla grande proprio. Allora, vai, edifici. Qua c'è talmente tanta roba in sto gioco che fa paura. 3, 4, 5 e 6. Vai. Ne ho fatto di meno di uno. E te pareva. 2, 4, 5, 6. Amon, hai sbagliato. Hai sbagliato, Amon. Adesso come cavolo facciamo? Possiamo allungarlo? Oppure no?
Proviamo ad allungarlo di U, però mi sa che me lo conta come 2. Sì, lo conta come 2. Quindi, in teoria, col martello facciamo distruggi e lui si distrugge, perfetto. Ok, alla grande. Martello serve sempre, bel martello. Allora, vediamo un po'. Martello del nostro amico Taurus. 2, 3, 4, 5 e 6, vai. Ok, perfetto. Campi, fatti. 6, ma questo era più lungo. Allora, Amon, li facciamo giusti o no? Dai Amon, che ce la facciamo. Facciamo così, così facciamo prima. Ok, Ale, campi fatti. Ora, a questo punto, qua dice, estirpa le erbacce, vedere, dice estirpa le erbacce, fertilizza i campi, ara i campi e semina i campi. Ora, se noi prendiamo la zappa, innanzitutto dobbiamo bere perché sta morendo disidratato. Dai, bevi un po'. Oh, là. Perfetto. Ora, con la zappa, non con la pala, ma con la zappa, noi qua, ok, possiamo farlo. Estirpa le erbacce, ce lo segna fatto, come vedete. Sì, va bene, dai. Facciamo questo bel lavorino su tutti i campi. Poi metteremo qua... Ma lo vuole fare o no? Metteremo qua un bel lavoratore, ovviamente. Con cime ne abbiamo. Quindi il campo qua, che poi è il campo 1. Vedete, c'è scritto campo 1. Direi di arare i campi. Come si fa ad arare i campi? Non c'era arare i campi prima. Comunque, fertilizza. Ci serve il fertilizzante. Che lo abbiamo. Tra l'altro abbiamo anche il marciume, però il fertilizzante, se non erro, lo abbiamo. Ok, ne prendiamo, facciamo una decina. Quanti semi abbiamo di, vediamo un po', carote, primavera, inverno, cavolo, primavera, estate, primavera, la cipolla, lino. Allora, io pianterei il cavolo sul campo 1. Poi di cavolo, che male non fa. Bella giornata, peccato il personaggio c'è sempre sta... stanchezza addosso infinita. Abbiamo lasciato spazio che ci sta eventualmente un altro campo se riusciamo a far fuori tutta sta roba. Qua c'è altro, Amon. Ok, alla grande. Ora, qua non succede niente, se lo faccio no. Allora, a questo punto prendiamo la borsa, se ce l'abbiamo, la borsa, eccola qua. Sì, vai Amon, campo. Ok, abbiamo il cavolo. Però non è fertilizzato, giustamente bisogna fertilizzarlo, quindi fertilizziamo, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sì, devo fare anche il fienile, se me lo state scrivendo, sì, è vero, devo fare anche il fienile, ma... Tempo al tempo, cavolo. Ora, possiamo... Ah, richiesto zappa, perfetto, quindi serve anche la zappa ancora, perfetto, eccolo lì, ok, alla grande. Sì, adesso mi ricordo. Oh, vai. Sì, facciamo anche questa bellissima missione. Io farei tutto il giorno i campi. Cioè, veramente, in sto gioco. Troppo altro che personaggio da mettere lì. Dopo li licenzi, una volta che siamo avviati, facciamo noi i campi. Che cavolo, li facciamo fare altro. Facciamo fare il minatore mentre noi... Sì, ma... Vuoi fare... Ah, ok, ottimo. Che cavolo. Poi facciamo questo qua, tac, tac, e un bel cavolo. Facciamo un bel cavolo. Ale, ale, poi costruisci il fienile, eccolo qua il fienile. Attenzione, gestione i campi. Puoi velocemente controllare lo stato dei tuoi campi nella scheda gestione campi e li potrai anche dare istruzioni dai agricoltori cosa seminare. Ottimo. Bellissimo, cose che sapevamo, però giusto che le dica perché comunque è anche un po' un tutorial. Oltre ai miei video, anche questo qua. Che video che faccio, vi ricordo, porto la storia ma anche un po' di tutorial, quindi seguiteli se non sapete fare qualcosa, dopo lo sapete fare. Ora, là, questo è fatto. Ora andiamo nella gestione e qua nel campo 1
Eccolo qua, vedete che ce lo fa vedere? Ce lo fa vedere al contrario, in realtà. Questo mi sono già accorto di questa cosa qua. Ora possiamo rinominarlo. Campo cavoli. Il campo dei cavoli, che sembra una... Ok, questo diventa campo 1. Campo cavoli. Guardate, fantastico, qua ne possiamo piantare altri. Allora, nella prossima puntata andiamo a Ornica, trovare Kestrel, facciamo il fienile e andiamo avanti con queste bellissime cose. Guardate come sta diventando il nostro villaggio eccezionale, con sempre il tronco sopra, immancabile nella nostra casa o comunque in una delle case degli abitanti. Amici, vi ricordo però di supportare questa serie come... con un bel mi piace. Vi ricordo, un canale che non prende neanche un euro, quindi lasciate un bel mi piace, un commento, una condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Anche il personaggio ha sete, guardate, ma gli porterò l'acqua. Da Amorius a tutti, ci vediamo al prossimo futuro video. Ciao a tutti!